Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad una nuova video recensione del Testatore. Oggi sfortunatamente abbiamo dovuto cambiare categoria di prodotto perché i ghiaccioli abbiamo notato che erano un po' ingestibili. Tra il fatto che si sciolgono e comunque le scatole sono sempre giganti, per cui abbiamo optato per delle birre di grandi marchi. Abbiamo una Beck's, una Moretti standard, perché ormai a Moretti ne faccio 50 tipiche, poi vabbè. Una Poretti, tre Luppoli, anche qua di Poretti ce ne sono diverse, fino ad arrivare a 7 Luppoli mi pare. Un Heineken ed infine una Nastro Azzurro. Unica precisazione, il grado alcolico. Tutte quante viaggiano intorno ai 5 gradi, da 4,5 a 5,1. Procediamo all'assaggio. Partiamo con la Nastro Azzurro, birra italianissima. Non male la schiuma. Molto gasata, niente di che, leggermente amarognola nel finale, ma niente di che, sinceramente. Ora l'Heineken, classicissima birra olandese, la schiuma ormai se n'è andata, profumo di cesso. Un po' meno gasata della Nastro Azzurro e leggermente più dolce. Comunque, sempre una birra sciacquetta. Diciamo che la Nastro Azzurro ha leggermente più amaro nel finale, mentre l'Heineken è veramente un po' più dolcetta. Ora la Poretti, tre Luppoli. Facciamola vedere bene. Anche questa è birra italianissima. Addio schiuma, pure in questo caso. Bella gasata, ha un minimo di corpo e come sapore chiaramente niente di speciale, ma sembra piuttosto equilibrato. Ora birra Moretti, la birra del baffo, ormai ci ho anche spaccato un po' i coglioni, la vediamo continuamente insieme al pallone, al calcio e via. Odore leggermente metallico, devo dire. Buona la gasatura, il sapore in realtà non mi convince tanto, è sempre comunque una birra molto sciacquetta, sembra acqua sporca, però di certo direi, non lo so, in qualche modo sembra equilibrata, ma non lo so, c'è qualcosa che non mi convince. È un sapore leggermente strano per essere una birra, ecco. Ora la Beck's, birra tedesca.
Anche in questo caso un leggero odore di cesso. Ecco, la Beck's è la tipica birra tedesca che comunque tende a gonfiarti senza lasciarti niente in bocca. Giusto leggermente un minimo di amaro, ma che, cioè, non è piacevole, non è tipo un'APA. Non è piacevole davvero. Niente di che. Ed ora è il momento della classifica finale. Tenendo conto che comunque sono tutte birre da muratori, nel senso che sono proprio birre molto molto beverine, molto molto sciacquone, ok? Tenendo conto questa cosa, la peggiore, a mio giudizio personale, è la Moretti. Quinta posizione. Perché non eccelle niente e poi mi sta sul cazzo il baffo, sinceramente. Lo dico forte e chiaro. Per cui, via. Quarta posizione, Heineken, perché ha un gusto un po' artefatto e per me è un po' troppo sciacquona. Per cui, via anche questa. E siamo arrivati al podio. Terza posizione. Forse perché io sono un po' nostalgico, o non lo so, perché stasera l'ho provata per prima e mi è piaciuta, infatti vedete, è rimasta qua, poca poca. Nastro Azzurro. Per me, tutto sommato, non è male come birra. Dicevo che appunto sono un po' nostalgico perché me la ricordo, in tutte le pizzerie ti davano la Nastro. E che altro? È una birra piuttosto leggera, beverina, meglio se bevuta bella ghiacciata, appunto con una pizza. E a me non dispiace. Oh, una buona birra, dai, dopo tutto, per quello che costa. Seconda posizione, Beck's. Primo perché non potevo far vincere un prodotto tedesco, chiarissimo. Secondo, è piuttosto equilibrata come birra, anche lei. Ha un buon sapore sia di malto e anche un leggerissimo amarognolo alla fine che non, a me non dispiace. È molto gasata, devo dire la verità, infatti gonfia un po', però sinceramente non lo so, è come se avesse il suo marchio di fabbrica. Quindi ci piace in definitiva. Ne abbiamo bevuti tutti quanti un sacco. Primo posto, Poretti. Tra tutte quelle che abbiamo provato oggi, secondo me è la birra migliore, in quanto a corpo, prima cosa, perché è l'unica che ha un minimo di corpo, un minimo si può sentire, diciamo, anche nel palato, così. È piuttosto gasata anche lei, ma non eccessivamente. Equilibrata nel sapore e poco amara. Una buona birra, a tutto pasto, ecco. Anche per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel like, un pollicione in su. Se avete dei suggerimenti per nuovi prodotti oppure per darci, non lo so, dei consigli sui video, sono tutti ben accetti. Postate un bel commento sotto al video, appunto. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova video recensione. Questa volta testeremo le patatine al formaggio. Ciao dal testatore.